375 i casi di violenza di genere verificatisi nella provincia di Barletta-Andria-Trani nell'anno 2012, il 94% a carico delle donne e il 6% a danno di uomini e minorenni. Sono i dati preoccupanti raccolti dall'Agenzia per l'Inclusione Sociale presso il Patto Territoriale Nordbarese-Ofantino e risinuti questa mattina a Trani, nella sede della provincia di Via De Gemmis, durante la giornata di studi intitolata Neanche con un fiore. Ricercatori, tecnici ed esperti si sono confrontati sulle norme regionali e nazionali che tutelano le donne vittime di abusi e violenze perpetrati soprattutto tra le mura domestiche e sulle cifre prodotte da un fenomeno che rimane complesso da rilevare perché afflitto da invisibilità sociale e molto più spesso culturale. La questione della violenza di genere è stata, sia da un punto di vista culturale che da un punto di vista sociale, assolutamente disconosciuta, proprio per l'invisibilità, cioè è così radicata nella cultura locale, io direi anche italiana e regionale, il fenomeno del sessismo, che è stato difficile anche a lungo dargli un nome, riconoscerla, cioè chiamarla col proprio nome, diciamo. La provincia, ha sottolineato il presidente Ventola, ha da tempo cominciato a fare la sua parte, istituendo prima un osservatorio sociale provinciale e poi contribuendo a strutturare una rete provinciale antiviolenza. Abbiamo dei dati certi, con la stretta collaborazione della magistratura, degli organi inquirenti, delle forze dell'ordine, dei pronti soccorsi, quindi delle ASL, di tutte quelle che sono le diverse sentinelle sul territorio che non solo deputate a recepire le diverse segnalazioni e denunce che la cittadina o il cittadino che viene costretto a fare perché magari oggetto di violenza. Quindi un punto di partenza perché abbiamo dei dati certi, non allarmanti ma preoccupanti, che devono spingere le nuove politiche sociali utilizzando le risorse pubbliche al meglio sul territorio. Noi abbiamo cominciato a farlo anche con i centri antiviolenza, con altri servizi che stiamo mettendo in rete a disposizione dei comuni, non in sovrapposizione ma anzi a piena e completa collaborazione.